Poi c'è Fabio Maratea, presidente Wisp Sicilia. Sì, presidente Wisp Sicilia, anche qui in veste di commissario della Wisp Calabria, quindi la Calabria e la Sicilia corrono per il diritto al benessere, il diritto alla salute, il diritto ad uno sport per tutti. È impensabile che una legge sulla tutela sanitaria va poi a penalizzare chi invece dovrebbe essere tutelato. Io credo che lo Stato e le regioni debbano uscire fuori dalla logica delle leggi a costo zero. Capiamo il momento di crisi, capiamo un momento difficile per il Paese, ma non si può riversare un costo alle famiglie. Il costo della ricerca è un costo troppo oneroso per le famiglie e di fatto lontana le famiglie e i soggetti che avrebbero invece bisogno di fare una sportiva dello sport. È poi un controsenso che, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede per alcuni soggetti l'attività motoria come principio di salute, lo Stato poi vada a fare ulteriori barriere, vada a porre delle barriere per avere questo accesso alla salute. Quindi noi manifestiamo qui, Sicilia e Calabria insieme, tutto il Sud poi ha un grande bisogno di sport, soprattutto per la lotta all'obesità. Noi siamo il fanalino di coda dell'Italia e dell'Europa con il più alti tassi dell'obesità. Speriamo che lo Stato, anziché delegare alle famiglie questi costi, investa nel Sud e investa nello sport per poter promuovere la salute. Grazie. Grazie Fabio. Allora vediamo se è qui vicino Manuela Tamagnini da Milano. Eccola qui. Grazie, ci presenti la tua società sportiva. Addirittura due sono i microfoni qua. Buongiorno a tutti. Grazie prima di tutto per aver organizzato questo momento estremamente bello e sicuramente significativo. Io corro per, me sono preparata, una nuova cultura dello sport e soprattutto una nuova politica per lo sport. La mia associazione è un'associazione che gestisco con tantissima fatica, è una delle più grandi associazioni probabilmente di Milano, dove ci sono più di 5.000 soci. Noi facciamo l'attività di sport di base e sinceramente sono qui e lo voglio dire con grandissimo orgoglio, viva lo sport di base, viva l'attività non agonistica e viva soprattutto l'attività sportiva per tutta la famiglia, perché la nostra associazione all'interno dei suoi 5.000 soci fa attività per i bambini dai 3 anni con un bellissimo progetto di prima infanzia fino agli over 90 anni e all'interno di tutto questo il comune denominatore è lo sport, dall'attività sportiva a tutta l'attività motoria. Quindi sono veramente felice di essere venuta qua e di aver avuto l'opportunità di raccontare brevissimamente che cos'è questa associazione, che è supportata quotidianamente dalla WISP. La nostra affiliazione alla WISP è lunghissima e soprattutto il supporto in tanti momenti di difficoltà che abbiamo avuto che nella nostra storia sono stati aiutati anche dalla politica che la WISP fa sul territorio, perché poi è la rete che lo sport riesce a creare sul territorio che è fondamentale. E volevo dire un'altra cosa ma sinceramente non me la ricordo. Quindi grazie veramente, viva lo sport e una nuovissima cultura dello sport. Ecco l'altra cosa, essere e vivere lo sport vuol dire soprattutto in un momento come questo vivere anche tantissime difficoltà, perché noi partiamo, perché si parla dello sport, ma una delle più grosse difficoltà è il contenuto. Lo sport spesso e volentieri, se non viene fatto all'aperto, deve essere fatto nelle palestre e veramente la situazione che stiamo vivendo a livello di impiantistica sportiva, di palestre scolastiche, di palestre comunali è una delle difficoltà, soprattutto su un territorio come Milano che sembra tanto grande e tanto pronto, in realtà spesso e volentieri ci troviamo di fronte a delle difficoltà di manutenzione ordinaria, straordinaria, che impediscono alla cittadinanza e a tutti i nostri soci di poter fare attività sportiva. Quindi questo è l'invito che io faccio, è vero, il Balduzzi, tantissime burocrazie e difficoltà, ma il luogo del nostro sport
è la palestra, quindi una nuova politica rispetto a tutta l'impiantistica, come gestirla e a come darla in mano alle realtà territoriali delle associazioni che ci sono nel nostro paese, e ce ne sono tantissime, è importantissima. Noi siamo un'associazione sportiva che ha partecipato ad un bando per la concessione di un impianto sportivo di Milano molto grande, l'abbiamo vinto, ma non so se eravamo contenti o non contenti di averlo vinto, perché i problemi sono tanti, riusciamo ad affrontarli ma con tanta fatica. Grazie ancora a tutti e forza la WISP! Grazie Manuela. Allora, continuiamo con gli ospiti, riprendiamo con gli ospiti provenienti dalla, diciamo, tra gli onorevoli. Con noi Arturo Scotti, capogruppo SEL alla Camera. Grazie, grazie per l'invito e grazie per essere qui fuori Montecitorio, la casa di tutti gli italiani, che dovrebbe essere il luogo nel quale la politica riesce a trasformare i sogni delle persone in concretezza, in fatti. E noi pensiamo che uno dei fatti principali sia quello di mandare avanti la legge Fossati, trasformare lo sport non in un'occasione per pochi, non un privilegio ristretto, ma nello strumento attraverso cui le donne e gli uomini di questo paese hanno la possibilità di realizzarsi, di realizzare la propria prospettiva di vita e di realizzare un principio fondamentale che è quello del buon vivere. Noi pensiamo che nei parametri, accanto ai parametri economici, accanto al prodotto interno lordo, debba esserci anche l'idea che si può vivere meglio se c'è spazio per lo sport, spazio per l'attività fisica, spazio per la socializzazione. E per questo noi pensiamo che bisogna eliminare quella tassa odiosa che rischiano di essere i certificati specialistici introdotti nel decreto Balduzzi, che sono una barriera affinché lo sport possa essere alla portata dei più piccoli e dei più anziani, delle donne e degli uomini di questo paese che vogliono svolgere attività sportiva. Questo è l'impegno che prendiamo con voi e questo è il lavoro che faremo nelle prossime settimane in Parlamento. Grazie. Grazie mille. Allora ringraziamo per la presenza anche Giulio Marcone e Giorgio Airaudo, sempre di SEL. E invece chiediamo di intervenire a Donata Lenzi. Grazie di essere qui con noi. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza oggi, l'attenzione rivolta al tema dello sport. Io mi occupo di sanità e sono dell'opinione che uno deve parlare delle cose che conosce, quindi mi fermerò sul tema certificati, via crucis. Lo sapete quante volte il Parlamento ha cambiato idea. Questo cambio di idea non è mai senza ragioni, direte. La ragione è la salute? No. Troppo spesso la ragione è l'interesse di fare garantire un'entrata a qualche specialista di un tipo piuttosto che di un altro, ma in questo modo quello che dovrebbe essere il diritto di fare sport, componente essenziale per stare bene, diventa uno via crucis in cui i soldini da tirar fuori sono sempre di più. E nonostante l'impegno vostro di tenere basse le quote, di fare le cose per tutti, vengono vanificati. Allora l'impegno è a sostituire, a cambiare questo regolamento, che è stato fatto, guardate, anche con le migliori intenzioni del mondo, perché per carità sappiamo tutti che il controllo, lo screening va fatto, ma di renderlo tale per la salute e non per i professionisti della salute. Questo è l'impegno che voglio prendere oggi qui con voi. Cambiamo quel punto della legge Balduzzi e facciamo sì che sia possibile veramente lavorare anche per voi nel modo più sicuro possibile. Mi fermo, conosco la legge Fossati, l'ho sostenuta, ieri è finita la legge di riforma del terzo settore in commissione. Dentro il terzo settore, dentro al grande mondo dell'associazionismo, voi siete uno dei pezzi più grossi e più importanti. Ne terremo conto, buon lavoro. Grazie. Sì, a qualche aggiornamento. Allora, la delegazione WISP in questo momento è stata ricevuta dai rappresentanti del governo. Rimaniamo ancora qui qualche minuto, intanto c'è la diretta streaming, ringraziamo
Francesca Spanò e tutti gli altri che si stanno dando da fare in questa piazza per la riuscita di questa manifestazione, che è stata molto complessa nell'organizzazione. Ci, ovviamente oggi è un giorno di lavoro, quindi dobbiamo ringraziare tutti per aver sacrificato parte delle proprie ferie, delle proprie famiglie, soprattutto coloro che vengono da più lontano, dalla Sicilia, dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Veneto, un po' da tutta Italia, dalla Toscana, dall'Umbria, e quindi grazie di essere qui in piazza. Ma sentiamo ancora qualche minuto affinché Manco, il presidente dell'UISP, Simone Pacciani, il vicepresidente e anche altri che fanno parte della delegazione vengono qui e ci raccontano com'è andato questo incontro. Intanto chiediamo a Manuela Kleisset, che vediamo qui vicino, presidente del Consiglio Nazionale UISP. E Manuela, tu che sei una che corre davvero, oggi per che cosa corri? Allora, intanto cammino in maniera un po' veloce, ma cammino ed è molto importante. Ma io credo che questa manifestazione lanci un sacco ovviamente di input. Io vorrei portare questo: io corro per un'idea diversa di sport che sia più inclusivo, contro le discriminazioni e che pari davvero di pari opportunità per tutti e per tutte. Questo è quello che noi dobbiamo lanciare. Ci sono ancora purtroppo molti fenomeni, penso all'omofobia piuttosto che ad altre appunto forme di discriminazione, che ancora toccano lo sport e non possiamo fare finta di nulla. Credo che questo sia un messaggio che appunto io corro, cammino, mi muovo per questo, contro le discriminazioni. Grazie Manuela. Allora, vediamo se riusciamo a sentire qualche altra voce dalle società sportive, se ci sono Gino Sarti o Stefano Nistri qui in zona. Ecco Stefano. Grazie, presenta la tua società sportiva e dici per cosa corri. Stefano Nistri della ASD Shindokan, società di discipline sportive di AstraZeneca. E corro, come un po' precedentemente all'intervento hanno sostenuto tutti, per queste difficoltà che purtroppo attraverso una cattiva identificazione dell'idea della certificazione medica abbiamo delle difficoltà che chi come noi fa sport di base, fa sport per tutti, appunto come la nostra associazione ormai dichiara da tanti anni, crea delle difficoltà ai partecipanti, alle famiglie, a chi comunque deve portare a fare attività che comunque serve per un aspetto non solamente di salute ma anche sociale, di condivisione insieme agli altri di momenti e di occasioni attraverso i quali si può crescere, si può ritrovarsi insieme con tante persone, con problematiche e difficoltà di tanti tipi, e quindi di conseguenza creare ulteriori problematiche che già non sono poche quelle che esistono significa bloccare o comunque scompare quello che sono le possibilità di lavorare e di stare insieme. Quindi credo che forse tutte le associazioni come la mia, cioè le società sportive, oggi avrebbero dovuto essere qui, e ringrazio quelli che comunque sono riusciti a venire e a essere presenti e portare una parola per questa manifestazione. Grazie mille, infatti ringraziamo tutte le persone che comunque ci hanno raggiunto da diverse parti d'Italia, facendo quindi viaggi, rinunciando a un giorno di lavoro o comunque altri impegni per essere qui presenti a manifestare il nostro impegno per chiedere delle modifiche degli interventi al governo e al Parlamento. Allora, abbiamo un altro ospite, c'è l'onorevole Paolo Beni che forse riesce a raggiungerci subito. Grazie, benvenuto. Ma solo per salutarvi, mi fa molto piacere essere qui in tanti. Poi io con la UISP ho un antico rapporto di amicizia e di lavoro comune. Io penso che semplicemente questo vi volevo dire, che sia veramente di fondamentale importanza il ruolo, le funzioni che gli enti di promozione sportiva, che l'associazionismo dello sport per tutti svolge nel nostro paese.
la pratica sportiva accessibile a tutti veramente come pratica di vita sana, di cura di se stessi, ma anche come pratica che ha una straordinaria funzione educativa, di integrazione sociale, di inclusione. È una cosa fondamentale e purtroppo nel nostro paese ancora non è premiata a sufficienza e vorrei dire spesso è penalizzata da un eccesso di burocrazia, da mille difficoltà che le piccole società sportive devono affrontare. E noi sosteniamo, io sono uno di quelli che hanno sottoscritto la proposta di legge di Filippo Fossati, e sosteniamo questo sforzo per dare anche in sede legislativa un più ampio riconoscimento e maggiori tutele all'associazionismo di promozione dello sport, perché questo pensiamo sia uno dei modi e uno degli strumenti con cui fare migliore la nostra società e fare migliore anche il nostro paese. Quindi grazie per l'impegno che profondete ogni giorno nelle mille attività che svolgete nel paese, e siamo nei limiti di quello che riusciremo a fare sicuramente per sostenere e per aiutare questo sforzo. Grazie mille. Allora proseguiamo, ho già degli ospiti, no? Sì, proseguiamo sempre in attesa della delegazione che scenda giù. Allora, Federica Muzzi della società sportiva Torre del Mangia di Seta. Allora, Federica, per chi ha seguito la diretta streaming da qui, è la rappresentante di tutti voi, perché stamattina è intervenuta nella conferenza stampa all'interno della sala stampa di Montecitorio. Federica ha parlato un po' a nome di tutte le società sportive, nel WISP sono migliaia e migliaia, ma insomma diciamo di tutte le società sportive italiane, perché poi i tre temi che oggi porta in piazza la WISP, Federica, riguardano un po' tutto il movimento sportivo. Tu sei il presidente di Torre del Mangia di Siena. Allora ecco, anche da parte tua ti chiediamo un po' pure la sensazione che ha una persona come te che dedica volontariamente il suo tempo allo sport di base, oggi in qualche modo diciamo sei soddisfatta, ci abbiamo messo un piede dentro questa istituzione, che cosa c'è bisogno di fare di più? Buongiorno a tutti, sì, effettivamente ci abbiamo messo un piede oggi, speriamo che questa cosa serva per tutti, perché questo slogan corro per, io corro alla fine per perché mi piace, perché corro da sempre e come me penso tantissime persone che lavorano e che si impegnano all'interno delle associazioni. Il problema è che queste normative creano troppa burocrazia, creano veramente problematiche, quindi rispetto allo sport agonistico, che ovviamente deve essere tutelato a livello sanitario, lo sport per tutti, lo sport delle camminate, lo sport dell'aggregazione dovrebbe essere più semplice, più snello, per permettere a tutti la domenica, al sabato, di fare questi gruppi di cammino, queste iniziative che portano tantissime persone, fanno conoscere i territori, e in un momento così di crisi noi abbiamo un paese dove il territorio è vendibilissimo, dove possiamo fare iniziative, dove portiamo tantissima gente, e quindi è necessario qualche cambiamento da parte delle istituzioni per snellire questa cosa, per far sì che questo sport per tutti sia veramente fruito da chiunque, per un benessere, per un discorso di paesaggio, per un benessere fisico e per appunto una tutela sanitaria. Grazie, grazie Federica, e rimaniamo qui in piazza. Chiedo a Gianluca Di Girolami, presidente del WISP di Roma, di avvicinarsi. Allora, quello che avete visto gran parte qui in piazza Montecitorio, l'animazione opera di tre società sportive delle tante affiliate alla WISP, la Ginnastica Roma 7, Centro Promozionale Danza Roma e la società sportiva AST, la Leggera di Roma. Gianluca Di Girolami, oltre che anche lui ha iniziato con una società sportiva particolare, la Liberi Nantes, che ha contribuito a fondare, oggi è il presidente della WISP di Roma, quindi in qualche modo un po' il padrone di casa. Ecco Gianluca, oggi la WISP che cosa porta in piazza in una città un po' complicata come questa, dove alle vicende politiche nazionali si addizionano pure questioni che conosciamo bene, e conosciamo la difficoltà della WISP ad operare in un contesto così complesso? Anzitutto buongiorno a tutti, ringrazio Ivano per attribuirmi cose che non sono mie, in realtà questa la piazza l'ha riempita l'WISP di tutta Italia, noi abbiamo dato un parziale contributo, quindi grazie a voi che venite da fuori, per noi è tutto più facile, stiamo qui.
Corro per adesso mi ero un attimo allontanato perché all'angolo di questo palazzo sta parlando il presidente della regione Lazio Zingaretti, con pezzi della procura antimafia, con assessore alla legalità, e il tema è le mafie nel Lazio. Luis Pediroma da un anno ha vinto un bando insieme a Libera per gestire un pezzo di arenile pubblico, di spiaggia pubblica del comune di Roma, e questo pezzo di arenile sta a Ostia. Non so quanti di voi si stiano interessando alle cronache di Roma, cosa sta accadendo in questa città, ma sicuramente lo sport e l'USP in generale corre per anche la legalità, per i diritti di fruizione del pubblico e per la sottrazione degli spazi pubblici alla criminalità. Questo lo facciamo perché credo sia un ruolo fondamentale che solo lo sport, con la presenza degli sportivi sani, poi deve portare avanti in tutti i territori del paese, perché purtroppo il tema delle infiltrazioni mafiose riguarda tutta l'Italia, da Aosta a Trapani, dall'Adriatico al Tirreno, e credo che il ruolo di questa organizzazione, che tra le altre è anche socia fondatrice di Libera, debba essere quello di vigilare, di presidiare gli spazi pubblici, il bene pubblico, per evitare che dentro quello che è diciamo una risorsa, e dovrebbe essere una risorsa di tutta la cittadinanza, si vada ad inserire, ad annidare poteri criminali, poteri che poi deviano le risorse verso le mafie, che purtroppo in questo paese non mancano, quindi corriamo anche per questo. Grazie Gianluca, e ecco Gianluca, se rimani un secondo qui, ci hai accennato al tema della legalità e della trasparenza, è uno dei temi importanti di questa manifestazione. Sappiamo che un pezzo di WISP, e tu stesso mi hai detto, il 21, cioè sabato, sarà a Bologna al fianco di Don Ciotti, che poco fa abbiamo visto in un video che aderisce a questa manifestazione. Ecco, con quale spirito, diciamo, la maratona che parte oggi, Corro Per, parteciperà sabato a questa importante giornata della memoria e dell'impegno? Ma nel solco di quello che ho detto, nel solco del fatto che noi ne siamo parte, ne siamo elemento costituente, e lo siamo per quello che diciamo quando lanciamo questa manifestazione e questo incontro. Ci sono 100.000 società sportive in Italia, 17.000 sono affiliate al nostro ente di promozione, abbiamo la capacità di guardare i territori, di capirli, di intercettare le modifiche prima degli altri, e questo è fondamentale per frapporsi ai poteri criminali, per frapporsi alle infiltrazioni. Chi fa sport deve necessariamente farsene carico, noi lo facciamo naturalmente, credo, vivendo in maniera sana e con i valori di cui siamo portatori, la nostra esperienza sportiva quotidiana, quindi saremo a Bologna come stavamo a Latina lo scorso anno per dire che l'USP è parte integrante di un movimento di rinascita di questo paese a partire dai fondamenti della legalità. Grazie, grazie Gianluca, e chiediamo a Tommaso Dorati, che vediamo in piazza, di cercare di capire a che punto è la delegazione che è ricevuta in questo momento dal governo, lo chiediamo anche a Damiano Sforzi, in modo da darci qualche notizia, a che punto siamo con l'incontro tra WISP e rappresentanti del governo, in modo da darci anche dei tempi. Noi abbiamo appunto organizzato stamane questa conferenza stampa e successivamente questa manifestazione. Il fatto di essere ricevuti oggi dal governo è un fatto importante, però è anche utile avere degli aggiornamenti in maniera tale da poter dare a tutti voi la possibilità, ecco, di tempi certi. Quindi vi chiedo di potervi informare in maniera tale da darci degli aggiornamenti. Intanto per alternarci al microfono e così coprire questi minuti che ci separano appunto da conoscere l'esito della manifestazione, e tra l'altro chiediamo a Francesca Spanò, tutto a posto, lo streaming sta andando avanti, abbiamo ancora qualche minuto, perfetto, cercheremo di dare tutto quanto in diretta. Vedo che in piazza ci sono alcuni presidenti di comitati WISP, vedo, abbiamo sentito Gianluca Di Girolami, vedo ad esempio Mauro Dugheri, se si avvicina,
WISP Firenze, sappiamo che il tema delle, soprattutto del decreto Balduzzi è un tema molto avvertito sul tuo territorio, Firenze e Toscana, Mauro. Sì, sicuramente ho molto avvertito e come io ritengo che è un tema che riguarda tutti. Il problema è che oggi in particolare riguarda, come ben sappiamo, e questo è un altro elemento di diseguità, riguarda le società sportive iscritte ai registri del CONI. E quindi i nostri associati, le nostre società sportive ci chiedono, ci dicono, ma scusate, ma io allora se vado a fare la stessa passeggiata con la parrocchia di Oltrarno posso andare tranquillamente, quindi la mia salute ha un altro valore. Ecco, insieme alle cose che hanno detto in maniera molto precisa alcuni interventi di persone del mondo della sanità, del mondo dello sport, c'è anche questo tema di forte disuguaglianza. E credo che un Parlamento e un governo che rispetti l'equità dei cittadini e vuole porli tutti sullo stesso piano deve porsi questo problema. Perché io ritengo, io ho scritto corro perché mi piace e perché credo mi faccia bene. Penso la maggioranza delle persone che corrono, corrono per questo motivo, non per un altro motivo, poi c'è chi corre per vincere. E allora se il motivo è questo bisogna metterli nelle condizioni di equità e nelle condizioni di avere quelle supporti sicuramente di natura sanitaria, medica quando occorrono e quando sono necessari. E io dico a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché questo è l'altro tema, no? Non possono essere i costi dello sport in generale scaricati sempre sulle famiglie. Quindi la tutela della salute sta a cuore a tutti, deve star cuore a tutti in maniera indistinta e deve star cuore quando è davvero efficace. Grazie, grazie a Mauro Dugheri, Elena Fiorani. Allora, se riusciamo a farci raggiungere da Gino Sarti, che si era prenotato per dirci due parole, è un po' che aspetta, è un rappresentante della Polisportiva Oltrarno, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie della partecipazione di tutti. Io voglio dire due sole parole e l'abbiamo ben evidente tutti. Se questo numero vogliamo che sia incrementato come è stato incrementato negli ultimi anni, bisogna che questa legge che attualmente è vigente cambi, perché io proprio da un'esperienza diretta, abbiamo da poco organizzato la nostra gara podistica, perché io sono presidente di una società podistica e ciclistica, in questi due casi questa legge ha fatto sì che ha fatto diminuire i partecipanti a queste gare, cosa che invece negli ultimi anni il nostro movimento era in progresso enorme, solo anche di numeri della mia società che in pochi tempi siamo quasi raddoppiati, anzi più che raddoppiati. Pertanto ripeto, se noi ci teniamo, se noi vogliamo uno sport per tutti, uno sport sano, bisogna far sì che questa legge cambi. A differenza dello sport d'élite che è in crisi, il nostro sport per tutti, il nostro sport sano, il nostro sport che ci porta a fare le sane camminate, è l'unica azienda, se così si può chiamare, una delle poche aziende in Italia in continuo progresso. Pertanto, se questo numero vogliamo che aumenti, bisogna per forza, bisogna in tutti i modi cercare di cambiare questa attuale legge. Grazie della comprensione, grazie della partecipazione a tutte le società e a tutte le province. Grazie a te. Allora, sentiamo invece una voce da Torino, Marco Nicola, vediamo dov'è, eccolo qua. Grazie, buongiorno. Sì, mi chiamo Marco Nicola dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Taicito di Torino, appunto. Ci occupiamo del Tai Chi Chuan, che è una sorta di ginnastica orientale, anche un'arte marziale. Io corro per lo sport e anche per questi sport minori, quelli che pratichiamo noi.
Il Tai Chi Chuan qualcuno lo definisce una sorta di ginnastica dolce, io lo definisco una sorta di ginnastica dolcemente faticosa, almeno nel suo percorso iniziale. Proprio per questa caratteristica è una sorta di attività che è sostenibile, accessibile a tante persone, a prescindere dall'età, dalla condizione fisica. Ecco che quindi un certificato medico per un'attività che sicuramente, almeno nella sua fase iniziale, non è ad alto impatto cardiovascolare, è un po' un ostacolo, insomma, è un po' un disincentivo. E quindi corro appunto per una revisione del decreto Balduzzi, corro per lo sport, per il suo valore sociale aggregativo, anche nel nostro piccolo il Tai Chi Chuan ha un alto valore aggregativo e socializzante. Poi corro anche per un'altra cosa, una bella iniziativa a cui io tengo tanto, che da alcuni anni si sta ripetendo in Europa, la settimana del movimento, la Move Week, che si tiene di solito a fine settembre, inizio ottobre. È un'iniziativa a livello europeo proprio per incentivare il numero di cittadini europei che fanno movimento, quindi migliorare la salute attraverso lo sport a livello europeo. Ringrazio. Grazie a te per il tuo intervento e la partecipazione. Abbiamo ancora penso pochi minuti per continuare la diretta qui da Piazza Montecitorio. Se ci sono altre persone, anche rappresentanti dell'UISP, presidenti di comitati che vogliono intervenire, possono avvicinarsi qui a questa postazione. Nel frattempo io vi ricordo un'altra volta di partecipare, vi chiedo di partecipare attivamente alla nostra campagna contribuendo con una foto, un video, un post sulla pagina Facebook Come Per Un'Altra Via di Sport. È possibile trovare tutte le istruzioni per partecipare sul sito www.comeper.it e quindi partecipate numerosi, perché ci serve un numero di persone impegnate attivo per questa campagna. Allora sentiamo un'altra voce, da quella di Umberto Molinari della società sportiva Borgo Panigale. Perché sei venuto qui a Roma per questa occasione? Ma sono venuto a Roma perché ritengo che il decreto Balduzzi sia veramente discriminante e quindi vogliamo protestare, vogliamo far cambiare opinione, perché è assurdo tutto questo. È assurdo pensare che ogni anno i ragazzi debbano riproporsi quel certificato medico sportivo. Sono dei costi, sono situazioni a mio parere inconcepibili. Avete già riscontrato delle difficoltà pratiche nella vostra società? Sì, abbiamo riscontrato delle difficoltà pratiche perché non sappiamo come far riconoscere alle famiglie questo importo. Perché per esempio ci sono molte famiglie che hanno due o tre figli che vengono nelle nostre scuole calcio e vengono in società. E quindi oltre a pagare la quota dell'iscrizione alla scuola calcio si trovano oltre a 150-200 euro che non sempre, non sappiamo a volte come rispondere e come rimediare a questo decreto che è veramente assurdo e discriminante. Proprio che questi palazzi capiscono le esigenze che hanno i bambini, che hanno i ragazzi, che hanno le famiglie, perché è inutile poi venire qua e parlare e dire io voglio lo sport per tutti, voglio correre, voglio fare questo, voglio fare l'altro, e poi quando si va a stringere non abbiamo nessun aiuto, non abbiamo nessun contributo, non abbiamo nulla. Quindi sempre noi società, sempre noi associazioni dobbiamo uscire da una situazione che non è causata da noi, e questo è il problema. Perché se fossimo state noi società a creare difficoltà, anzi noi facciamo attività per i giovani insieme alla WISP, facciamo attività per tutti i ragazzi, quindi perché metterci ancora ostacoli su già tutte le attività e tutte le difficoltà che significa oggi far fare sport ai ragazzi? Benissimo, grazie Umberto. Beatrice Antonelli, anche qui vicino a noi, della società sportiva ginnastica Roma 7. Buongiorno a tutti. Sì, io sono presidente di un'associazione che si occupa di ginnastica, faccio parte della UISP Comitato di Roma e sono qui oggi per correre, per promuovere lo sport di base, perché è sempre più difficile per le associazioni riuscire a promuoverlo, soprattutto in grandi città come Roma. Chi mi ha preceduto ha già abbondantemente parlato, insomma, io mi sento solo di aggiungere che
voluto essere presente qua fisicamente oggi per dare testimonianza del disagio e dell'esasperazione delle società sportive, dell'associazionismo sportivo, per andare avanti. Grazie. Grazie, la vostra presenza è sicuramente importante per far sentire a chi poi deve lavorare su questi argomenti, su questi temi, quanto è sentita questa, quanto sono sentite queste problematiche sul territorio dalle persone che lavorano ogni giorno in questo settore, nel settore dello sport di base, dello sport per tutti, e che quindi lavorano per facilitare l'accesso delle persone all'attività sportiva e motoria e si trovano invece con degli ostacoli che rendono tutto questo lavoro molto più complesso. Come abbiamo degli aggiornamenti? Allora, l'aggiornamento è un messaggio, un sms che è arrivato da Vincenzo Manco che ci dice stiamo finendo, stiamo arrivando, quindi vi prego di pazientare ancora qualche minuto perché così avremo in diretta la possibilità di informarvi di quanto è avvenuto, che è un po' anche l'esito di questa nostra manifestazione, di questo essere venuti qua a Roma oggi facendo tanti chilometri. Per quanto riguarda le altre informazioni di servizio, allora in questo momento la diretta streaming è terminata ma proseguono le riprese perché la batteria a un certo punto non ne poteva più, però ringraziamo Francesca Sparò e tutti gli altri che si sono fatti carico di questo lavoro, come ringraziamo i tanti, le decine di volontari che oggi sono qui in piazza, ci riconoscete tutti quanti dalle magliette gialle, oggi abbiamo davvero tutti presenti, lavoratori della WISP, della Direzione Nazionale della WISP, i collaboratori, i volontari, così come della WISP sia nazionale, sia di Roma, sia del Comitato Regionale Lazio e di tutti i comitati che oggi sono qui, quindi uno sforzo importante, uno sforzo notevole, uno sforzo che la WISP e le persone singolarmente hanno fatto anche perché diciamo senza questa coreografia era difficile farci sentire. Sappiamo che qui, esattamente dove siete, parlo soprattutto per i non romani, ogni giorno ci sono manifestazioni di persone che protestano per problemi importanti, grossi, gravi. Noi oggi siamo qui per dire, guardate, noi ci occupiamo di sport. Quindi lo sport può benissimo essere considerato un'attività secondaria, un'attività che viene dopo altre cose e noi lo sappiamo bene, però attenzione, non trascurate lo sport, caro Parlamento, caro Governo, care istituzioni, non trascurate lo sport perché lo sport significa socialità, abitare il territorio, significa salute, significa ambiente sostenibile, significa relazioni di cooperazione internazionale importanti che la WISP tiene attraverso gli Games, significa politiche sociali, giovanili e quindi una tenuta, una coesione sociale del nostro paese che avviene anche attraverso lo sport. Adesso ce ne parla un operatore di sport e se magari ti presenti dici chi sei e quello che fai. Sì, sono Magnani Alves, vengo da Cesena, Forlì Cesena, comitato Forlì Cesena, sono responsabile tecnico di una società sportiva, Sporttime. Io corro perché vorrei che i nostri parlamentari capissero che lo sport non è poi solo quello agonistico, ma soprattutto è cambiato nel tempo e soprattutto sono cambiati gli sportivi nel tempo. Noi nella nostra società sportiva facciamo sport da 6 anni fino a io dico anta anni, perché abbiamo anche un centro fitness, quindi abbiamo persone dagli 80, 70, 80 anni addirittura che fanno attività sportiva. Quindi sono cambiati soprattutto gli sportivi, quindi quelli che si muovono, che camminano, che cercano di portare avanti un miglior tenore di vita, un migliore stile di vita e anche di guadagnare in salute. E se è questo, io credo che quando si legifera, quando si fanno le leggi, bisogna pensare e guardare a questo, non pensare solo esclusivamente sia per quanto riguarda i certificati medici, sia per quanto riguarda i finanziamenti sportivi, sia per quello che è tutto il mondo dello sport, che non è più solo esclusivamente uno sport di elite, uno sport che ben venga volto al campione olimpico, ma soprattutto il movimento, quello che fa per la salute e quello che ognuno di noi cerca di propagare, soprattutto nella WISP, lo sport per tutti, è tutt'altra cosa, non è solamente questo. Grazie mille, Alice, per il tuo intervento.
Allora, aspettiamo ancora qualche minuto, poi continuando il collegamento con la registrazione, più che altro di questa nostra manifestazione qui in Piazza Montecitorio, sperando che a breve possiamo parlare con Vincenzo Manco, il signor Bacciani, vicepresidente del MISP, che possano raccontarci come è andato questo incontro, quale esito ha avuto e se possono darci buone notizie sull'accoglimento delle nostre richieste. Stanno arrivando, vedo infatti Vincenzo Manco che arriva qui alla nostra postazione, così istantaneamente può aggiornarci. Allora, grazie intanto per la pazienza che abbiamo avuto fino adesso. Appena finito l'incontro con il segretario particolare Battini di Del Rio, del sottosegretario Del Rio, abbiamo ottenuto, anche se secondo me in maniera anche molto franca e lo abbiamo apprezzato, ottenuto, dicevo, un approfondimento sul tema del decreto Balduzzi, quindi il segnale è a noi un grande lavoro continuo, costante, in questi due mesi, come abbiamo detto, ma subito da domani nel rapporto con le regioni che già stanno costruendo, come voi sapete, un documento, e ci sono, diciamo, su quello possiamo costruire ottime alleanze per poter far sentire sempre di più la pressione al governo. Ma un interessamento e un approfondimento lo abbiamo ottenuto. Battini ci ha detto che chiaramente il sottosegretario Del Rio è vicino ai temi della nostra piattaforma e soprattutto nel rapporto anche col CONI ha apprezzato tantissimo, perché essendo chiaramente il sottosegretario e avendo la delega alla vigilanza sul CONI, ha apprezzato tantissimo che dal 1° di gennaio di quest'anno c'è un nuovo regolamento degli enti di promozione sportiva sul terreno della trasparenza e della reale consistenza dei numeri e degli enti di promozione sportiva. In più, siccome siamo andati appunto anche con Filippo, abbiamo visto uno scambio, diciamo, utile e interessante soprattutto su alcuni temi specifici, dall'impiantistica sportiva al terreno delle agevolazioni fiscali, che sono temi inseriti nel progetto di legge Fossati e Molea, un interessamento particolare anche eventualmente, come dire, già da vedere, diciamo, come risultato eventualmente anche nella legge di stabilità. Credo che si possa essere soddisfatti, è chiaro che l'impegno è, come dire, legato molto alla nostra mobilitazione sul territorio. Grazie davvero a tutti, alla levataccia che avete fatto, al lavoro che avete fatto, credo che possiamo ritenerci soddisfatti per quello che abbiamo fatto sentire nella conferenza stampa, per gli ospiti che abbiamo avuto, parlamentari, società civile, reti sociali e quant'altro, e non ultime appunto le parole che ci sono state consegnate dal segretario particolare del sottosegretario Del Rio. Grazie davvero a tutti, godiamoci un po' Roma e buon rientro, alla grande, siamo forti. Grazie a tutti, con queste parole di Vincenzo Manco vi auguriamo davvero un buon rientro a casa e viva la WISP. Allunghiamo un attimo i nostri tempi, approfittiamo della presenza con noi dell'onorevole Bruno Molea, che è un altro firmatario della legge per la riforma per la funzione sociale dello sport, e può dirci due parole su questa campagna. Beh, questa legge credo che sia un fatto altamente innovativo, soprattutto per le società sportive di base. Finalmente è il tentativo, attraverso una legge, di dare dignità e riconoscimento ai tanti volontari che in questo paese, attraverso lo sport, svolgono un ruolo importantissimo, un ruolo sociale, quindi non soltanto attività fisica, ma attività fisica finalizzata anche a cose molto più importanti come l'integrazione, come la lotta al bullismo, come la possibilità di stare insieme indipendentemente dalle vere capacità che una persona ha di fare sport. Ma soprattutto la cosa importante, il riconoscimento del ruolo dei tanti volontari che sono spesso dimenticati perché non fanno notizia, perché lo sport di base non fa notizia, e che invece ha meritatamente bisogno di stare alla ribalta, ripeto, per quel grande ruolo che attraverso lo sport svolge, che è un ruolo importantissimo all'interno della società civile di questo paese. Grazie mille, grazie di essere stato qui. Sono Luca Di Bartolomei e anche io oggi sono con la WISP e corro perché lo sport sia una possibilità per tutti, sia un grande veicolo di emozioni positive, sia un grande veicolo di impegno umano e sociale, e possa essere fatto semplicemente in maniera sicura da chi lo sport lo ha sempre fatto, lo ha sempre garantito, lo ha visto crescere. Perché una città, un paese, una nazione che fa sport è un paese migliore, è un paese in cui si veicolano
educazione, rispetto delle regole, rispetto dell'altro, dell'avversario, del compagno di squadra. E perché fare sport insegnando regole, insegnando l'eticità dell'essere sportivi, insegna anche ad essere lontani da un malaffare, un malcostume che troppo spesso esiste nel nostro paese e che purtroppo si sta insinuando anche nelle realtà sportive. Quindi oggi sono qui con la WISP e corro per tutti noi.